Ci siamo, buongiorno a tutti e ben arrivati al secondo appuntamento di questi webinar dedicati al mondo delle risorse umane per le aziende dell'ICT e digitali. Il webinar di oggi ha un tema molto importante, che è quello della formazione, tant'è che il titolo è Formare per crescere, il kit per la piccola impresa ICT. Vedremo di che cosa è composto questo kit. Ci saranno ingredienti che hanno a che vedere con la motivazione, con la strategia, con l'organizzazione e anche con i soldi. Allora, io sono Andreas Schwalm, sono qui in veste di colui che cura la comunicazione di Assintel, ma anche con il mio cappello di formatore e di coach. E in fianco e attorno a me ci sono Gabriele, Roberta e Silvia, a cui chiedo di dare un flash su chi sono. Prego, a voi la palla, partiamo da Roberta. Buonasera a tutti, io sono Roberta Morici, lavoro in CEFRI, il Politecnico di Milano e mi occupo dello sviluppo di programmi di formazione per le aziende, di formazione per i professionisti del digitale in particolare. Grazie Roberta, facciamo i cavalieri e passiamo la palla a Silvia. Buongiorno a tutti, io sono Silvia di Skywalker e amo definirmi come una persona che fa cose, vede gente e schiaccia tasti. Fantastico, ed ora Gabriele. Buongiorno a tutti, Gabriele Cartasegna, sono il direttore di Forma Terziario, che è l'agenzia di Confcommercio che si occupa della formazione, in particolare per le PMI. Perfetto, grazie Gabriele. Allora abbiamo smarcato i saluti iniziali e adesso diamo un overview dell'agenda. Allora, durerà un'oretta questo webinar. E ci sono tre argomenti principali. Il primo, curato da Roberta, ha come titolo Formazione e non solo per attrarre i talenti. E partiremo proprio dall'esperienza fatta da Roberta all'interno di una struttura come CEFRI e il Politecnico. Il secondo intervento sarà di Gabriele, che è un collega perché sta nell'ambito della Confcommercio e si occupa proprio di quell'ecosistema che permette di intercettare fondi e di creare progetti per la formazione finanziata delle imprese, tra cui quelle Assintel. E poi ci sarà l'intervento fuori dallo schema di Silvia, che è un'imprenditrice, diciamo così, che organizza le cose alla rovescia e ci potrà dare degli insight molto interessanti per la nostra attività. Per chi non lo sapesse, Assintel è l'Associazione Nazionale delle Imprese ICT, di casa Confcommercio. Al suo interno ha molti gruppi di lavoro tematici, tra i quali quello proprio sulle risorse umane. Perché l'ambito dell'ICT è un ambito molto particolare, che spesso si confonde con l'ambito puramente tecnologico, ma non è così. Infatti, due dati per cominciare. Il nostro gruppo di lavoro ha fatto un'inchiesta interna per capire come le piccole aziende dell'information technology vivono il problema o l'opportunità dei talenti. Perché sappiamo tutti che nell'ICT, la risorsa maggiore è proprio data dalle teste, dai cervelli, dai talenti. Ed ora il 76,6% dei rispondenti ha detto che ha problemi forti nell'attrarre e nel fare recruiting dei talenti. Non solo, ma se sono il 76% grosso modo, l'85% invece ha l'esigenza di inserire risorse, ma fa fatica a trovarle. Sappiamo che il problema delle competenze digitali e soprattutto di quelle elevate, è molto sentito. E sappiamo anche un'altra cosa, cioè sappiamo che la bolgia dei talenti là fuori è molto competitiva, tant'è che ci sono i grandi, brand blasonati dell'ICT che hanno una forza di attrazione notevole, come fossero dei pianeti con una forza di gravità molto grande. E poi ci sono le piccole aziende del Made in Italy digitale che invece non hanno la forza di attrazione dei grandi brand. E quindi su cosa possono giocare? Ecco che arriviamo alla formazione. Questa è la seconda puntata perché la prima parlava di brand identity. La formazione, secondo noi, può essere una leva per attrarre i nuovi talenti, ma anche per trattenere i talenti in un'azienda informatica. Però per entrare dentro al dettaglio di questo discorso dobbiamo iniziare a farci delle domande.
A me piacerebbe che ognuno di voi, se siete, se avete delle matitone colorate o delle biro davanti a voi e dei fogli di carta, vi segnasse queste domande, a cui poi dare una risposta nelle ore successive, in cui potrete così fare un ragionamento su quello che avete sentito oggi. Prima domanda, facciamoci un esame di coscienza. Nella vostra azienda e quindi nella vostra cultura aziendale, la formazione è vista come puntini, puntini, puntini. Okay. Seconda domanda. A quali finalità risponde? Mi spiego, e così scopriamo un attimino le carte. Allora, la formazione molto spesso è vista come una risposta a bisogni contingenti. Esempio, si vince una gara su un grosso progetto che prevede di lavorare su una certa tecnologia e ci servono degli upgrade a livello di hard skills, quindi di competenze pesanti. Due, la formazione è vista come un obbligo. Okay. Sapete quelle cose noiose, ad esempio i corsi sul BLS, sulla sicurezza, tutte queste belle cose che anch'io ho fatto come imprenditore. Oppure ancora quei corsi come Excel e Lingue, che sono corsi trasversali, flat, e che servono però per avere un livello minimo e basic di certe competenze. Oppure ancora, la formazione ha la finalità di un percorso di crescita e o è un benefit, nel senso che forse tutti noi sappiamo che la formazione, come qualunque altra cosa, per motivarci ha bisogno di due ingredienti. La domanda è, ognuno di noi a che cosa è motivato? Quali sono le sue leve motivazionali? Sono due gli ingredienti. Il primo è questo, deve essere una cosa che vogliamo noi, che ci scegliamo noi. Secondo ingrediente, devo avere lo sguardo nel medio periodo sulla finalità, cioè rispondendo alla domanda e quindi che cosa me ne faccio di questa cosa, nello specifico di questa formazione? Ecco, l'imprenditore o l'HR o i manager hanno l'opportunità di ascoltare non solo i bisogni, ma anche le aspirazioni dei collaboratori o dei potenziali collaboratori da attirare nella propria azienda per creare per loro dei percorsi, lasciatemelo anche dire, emozionanti e appaganti di formazione, perché questo, oltre alla leva economica, oltre alla leva del brand, del prestigio, diventano degli elementi fondamentali per creare fedeltà e fiducia nell'azienda e voglia di entrare in un determinato team. Ultimo set di domande ha a che vedere con questo. Abbiamo fatto la ricognizione su cosa intendiamo per formazione anche a livello di cultura aziendale, ma come la comunichiamo? Ora, la comunicazione è interna ed esterna. Come comunichiamo la formazione nel senso di come la intendiamo all'interno della nostra azienda e come la comunichiamo e la riverberiamo all'esterno, per poi attirare le persone che questa comunicazione ha preso a bersaglio. E anche qui, puntini e puntini, segnatevi queste domande e poi attivate, se volete, una riflessione interna. Ok, allora mi taccio e lancio questa palla virtuale a Roberta Morici, che sta, lo vedete dietro di lei, in Cefriel. Roberta, a te la palla. Buonasera, grazie Andreas dell'introduzione. Buonasera a tutti, grazie per essere con noi oggi. Noi oggi appunto vorremmo condividere con voi alcune riflessioni e anche le nostre esperienze in merito agli stimoli appunto che ha iniziato ad anticipare Andreas. Io ho preparato tre riflessioni da condividere con voi basate appunto sulla nostra esperienza. La prima riflessione è un po' il punto di partenza. Cosa stiamo osservando? Cosa sta succedendo? Ci sono tre punti che credo sia interessante usare come appunto punti un po' di partenza per capire quello che sta succedendo non nel contesto della formazione, la formazione in azienda, soprattutto come stanno cambiando i modi di fare formazione e le aspettative.
Il primo punto che io trovo veramente come molto importante e fondativo quando parliamo di formazione è che a mio avviso dobbiamo abituarci a ragionare come, non tanto come formazione ma come apprendimento. Sembrano due sinonimi, ma se li diciamo in inglese si vede subito la differenza, training e learning. E la grande differenza è che quando diciamo formazione o training, il protagonista è il trainer, colui che forma. Quando diciamo learning, il protagonista è colui che apprende, appunto, l'apprendimento. Quindi non è solo un sinonimo, così una sottigliezza linguistica, ma quello che sta accadendo è proprio questo shift, questo passaggio di focus, di importanza, di protagonismo dal formatore, dal contenuto formativo, al processo di apprendimento, a colui che apprende, a colui che si trova ad essere ingaggiato in un percorso di apprendimento, dove in parte ci sarà un formatore che ti trasmette dei contenuti, ma dove sempre di più il ruolo di colui che apprende è molto importante. Tra un attimo ci torneremo su, no? Su questo appunto ruolo di colui che apprende. Però questo è un primo passaggio, a mio avviso, molto importante da mettere a fuoco. Il secondo passaggio è l'imparare nel flusso di lavoro, learning in the flow of work, che è il titolo della slide. Questo è un concetto che è stato teorizzato da Bersin qualche anno fa ed è un concetto, anche questo a mio avviso, interessante perché quando noi pensiamo alla formazione, noi siamo abituati di fatto alla formazione, quella scolastica, quella universitaria, quella formalizzata, quella che avviene in un'aula. E siamo abituati a pensare che per apprendere bisogna andare in un'aula. Ora, sicuramente i corsi in aula sono innegabili, utili e importantissimi, ma quello che sta accadendo è per come sta cambiando il nostro modo di lavorare, c'è sempre meno tempo da dedicare a isolarsi ed apprendere in aula e al tempo stesso ci sono delle sfide, dei problemi nuovi ogni giorno, c'è un cambiamento continuo. L'insieme di questi fattori fa sì che noi siamo costretti in qualche modo a imparare sempre di più mentre lavoriamo. È sempre più difficile scindere il momento dell'apprendimento dal momento del lavoro o dell'applicazione di questi apprendimenti. Facciamo un esempio molto semplice. Se mi chiedono di preparare una presentazione importante per domani per un cliente, magari non l'ho mai fatto prima, io avrei bisogno di fare contemporaneamente un corso di public speaking, un corso di data visualization e magari un corso di negoziazione entro domani. Non riesco, no? Soprattutto se penso che questi corsi debbano essere dei corsi fatti in aula, formali, come appunto si sono sempre fatti. Probabilmente devo sviluppare una capacità di imparare delle skill nuove mentre lavoro, mentre le faccio. E qui veniamo al terzo concetto, quello della learning agility. Cos'è la learning agility? È la capacità di imparare qualcosa di nuovo, qualcosa che non hai mai fatto prima, operando in condizioni nuove, in condizioni incerte, dove non ti sei mai trovato. È una mindset, una modalità con cui siamo sempre nella modalità di apprendimento. Non solo quando siamo in un'aula, benissimo, se abbiamo la fortuna di poter dedicare del tempo a un'aula, ma costantemente nei nostri processi di lavoro. E tornando al tema dell'apprendimento, sempre di più i percorsi formativi diventano più brevi, abbiamo sentito tutti parlare del micro-learning, quindi attraverso lo sviluppo di video, di pillole, di formazione online, adesso di webinar in questi 2 anni, il micro-learning implica questa compressione dei tempi per l'apprendimento, ma al tempo stesso di diluizione, quindi meno tempo ma più tempo ogni giorno, come se fosse una palestra, diventa un allenamento all'apprendimento continuo. Allora, queste secondo me sono 3 premesse che ci dicono cosa sta accadendo, come sta cambiando il modo di fare formazione e come la formazione deve necessariamente sempre di più integrarsi nei processi di lavoro. Secondo passaggio, questo tipo di formazione, quindi una formazione molto integrata con il lavoro, può diventare un elemento motivazionale, un elemento di attrazione, un elemento di retention e di premio per le persone. Noi nella nostra esperienza abbiamo notato 2 passaggi. Il primo è quello che si può usare la certificazione delle competenze, quindi offrire una formazione certificata, come strumento di motivazione. Alcune aziende ci dicono: noi abbiamo una vasta offerta formativa, abbiamo sempre offerto tanta formazione alle persone,
Poi abbiamo sempre il problema che magari le persone non fanno la formazione, non trovano il tempo di farla. Abbiamo però notato che quando questa formazione offre anche una certificazione, questo costituisce un elemento di attrazione. Che cosa vuol dire certificazione della formazione? Ma ce ne sono di diversi tipi, ci sono tante certificazioni in ambito ICT, no? Quindi quelle offerte dai vendor, ad esempio, che sicuramente qualificano il curriculum di una persona. Noi usiamo molto il meccanismo degli open badge, che vedete qui rappresentato con questa immagine. Gli open badge, immagino che li conosciate, li abbiate sentiti, in ogni caso sono degli attestati digitali che vengono rilasciati da chi ha erogato un corso e che poi le persone possono aggiungere al proprio profilo LinkedIn. Quindi in questo senso sono motivate da fare una formazione che poi rimane nel tuo bagaglio, no? Nel tuo patrimonio, e quindi puoi collezionare diversi badge man mano appunto che cresci professionalmente. Oppure delle certificazioni internazionali, qui c'è ad esempio quella del Project Management Institute del PMI, che è un'altra certificazione su cui noi lavoriamo da tanto tempo e che costituisce un elemento di motivazione per le persone. Quindi poter dimostrare che formazione ho fatto in maniera certificata, in maniera inalterabile, accessibile da chiunque, che mi porto dietro nella mia storia, nel mio bagaglio. C'è un secondo elemento che noi abbiamo visto essere un elemento di motivazione e attrazione forte, è quello di proporre alle persone che vogliamo assumere un percorso formativo a fianco del percorso di carriera, insieme, intrecciato al percorso di carriera. Nella nostra esperienza, ad esempio, questo lo facciamo con i master universitari, che sono dei master aziendali, quindi part-time per intenderci, che vengono svolti durante l'orario di lavoro. Molte aziende usano la formula dell'alto apprendistato per fare questo, quindi offrono un posto di lavoro insieme alla possibilità di frequentare un master, nel nostro caso sono i master del Politecnico di Milano. In questo modo tu hai già la doppia prospettiva, non solo la prospettiva di carriera, di posizioni lavorative, che per i ragazzi sono attrattive, ma sappiamo non essere l'unica leva motivazionale. E invece abbiamo notato quanto i giovani si sentano motivati dall'idea, dall'aspettativa, dalla prospettiva di avere una crescita formativa in parallelo alla crescita, diciamo, di carriera, come abbiamo sempre detto, di carriera. Questo ovviamente implica un cambio di mindset forte per chi fa gestione delle persone, perché vuol dire progettare insieme la formazione del lavoro, proporre insieme formazione del lavoro, ma addirittura valutare insieme non solo cosa hai fatto, quindi gli obiettivi di performance, ma cosa hai imparato. Proviamo a pensare, portiamo questo ragionamento oltre, no, ad avere dei sistemi di valutazione in cui andiamo a misurare il raggiungimento degli obiettivi, ma anche quello che si è imparato nel proprio percorso, nell'ultimo anno, negli ultimi 6 mesi. Obiettivi di apprendimento in parallelo agli obiettivi di performance. Sto lanciando un po' una provocazione, ma non troppo, perché è quello che effettivamente notiamo che molti giovani si aspettano. Quindi, rispetto alla domanda, come fa un'azienda di ICT più piccola a competere con i grandi brand che diciamo attraggono più magari dei giovani, cosa offrono in più le grandi aziende? Questo è sicuramente un elemento che notiamo. Le grandi aziende dell'ICT offrono formazione insieme alla carriera. Quindi in qualche modo si può provare a imitare questa modalità per essere appunto competitivi in fase di attacco. Do un terzo e ultimo spunto che vuole dare così alcuni elementi, alcuni spunti concreti che si possono implementare appunto nelle imprese ICT per valorizzare la conoscenza e per andare oltre il concetto di formazione classica, di formazione in aula, di corso di formazione, no? Perché se sono vere le premesse che abbiamo detto prima, non è più solo quello che avviene in un corso, è quello che avviene tutti i giorni che conta. E allora, quali sono le possibili iniziative da mettere in campo? Ne ho citate alcune e ho voluto riportare qui a destra uno schema che forse molti di voi conosceranno, il cono di Dale, che in sintesi dice che noi tendiamo a imparare molto di più quando condividiamo qualcosa con gli altri, quando facciamo una presentazione, quando teniamo un corso. È in quel momento, non solo quando stiamo studiando, ma è quando siamo chiamati a raccontare a qualcun altro quello che sappiamo, che noi effettivamente impariamo. Condividiamo contemporaneamente. Quindi il knowledge sharing, la condivisione di conoscenza, è dimostrato essere una delle modalità più efficaci per imparare noi stessi.
Allora, se questo è vero, possiamo pensare di introdurre dei percorsi, dei momenti di knowledge sharing che sappiamo alla fine otterranno anche l'obiettivo di formare se stessi, formare gli altri? Oppure possiamo introdurre delle tecniche di storytelling che sono note da moltissimo tempo, sono certo una novità, ma usare lo storytelling con questo scopo, condividere le proprie esperienze con gli altri. Quindi nell'ultimo mese mi è accaduto questo episodio, ho incontrato un cliente, ho vissuto questa situazione critica, l'ho superata in questo modo, classico format di una storia con la quale io sono costretta a cristallizzare quello che ho imparato e condividerlo con gli altri. Reverse mentoring è un'altra tecnica, che questa non è una nuova, no? È il mentoring al contrario, i giovani verso i più senior. È una modalità molto motivazionale, perché i giovani sappiamo tutti, no, essere sicuramente più svelti, più svegli, più brillanti su alcune cose rispetto alle persone più senior. Nel momento in cui si sentono ingaggiati a insegnare ai loro colleghi con più esperienza qualcosa che per loro magari è più naturale, questo è un altro elemento motivazionale. L'exposure è una tecnica di gestione e di sviluppo, a mio avviso, molto potente, sicuramente da affiancare alla formazione. La formazione è importante, ma l'exposure è intesa come esporre le persone più giovani a delle situazioni, a dei contesti in cui normalmente non lavorerebbero. Ad esempio, ti faccio partecipare a tre riunioni con l'amministratore delegato, con i suoi clienti, cosa che normalmente non fai nei tuoi processi di lavoro, ma ti espongo a una situazione particolarmente magari sfidante, in modo che tu possa apprendere da quella situazione. Oppure ti espongo a un team con un progetto più complesso di quelli che gestisci normalmente. E da ultimo, un altro esempio, diciamo, strumento che noi vediamo essere molto potente è quello di aiutare le persone a costruire non solo la to-do list che tutti, insomma, abbiamo e siamo costretti a usare, ma la to-learn list. La to learn list è la mia lista delle cose che vorrei imparare, ho bisogno di imparare, devo andare a studiare, ad approfondire. È una lista di cose che poi, a cui posso attingere ogni volta che ho dei tempi morti, dei momenti da dedicare a me stesso. Magari voglio vedere un video tutorial su come si creano le tabelle pivot su Excel, per fare un esempio, piuttosto che come si imposta un'interfaccia di Power BI. Ce ne sono ormai tantissimi, molto anche efficaci, no? YouTube è una fonte di formazione importantissima da non sottovalutare, ma bisogna avere il metodo. Quindi la to learn list è un trucco, se vogliamo, è un metodo con cui tutti ci abituiamo e ci alleniamo a essere costantemente nella modalità, appunto, di apprendimento. Io mi fermo qui perché questi sono solo, appunto, alcuni spunti che mi faceva piacere condividere per rispondere un po' a questa domanda, no? Possiamo sfruttare, diciamo, usare la formazione e non solo la formazione per attrarre i talenti. Grazie Roberta. Nel frattempo il pubblico che ci sta seguendo può scrivere, se ha delle domande, nella casellina domande e risposte. Poi quelle più significative, se abbiamo tempo, le poniamo oggi, altrimenti abbiamo poi tempo con il follow up via mail di rispondere eventualmente ad altre domande. Allora, la palla adesso passa, la palla, diciamo così, più pesante o più leggera, non so cosa sia, passa a Gabriele, perché sicuramente tutti noi saremmo molto interessati a capire come finanziare questa formazione con delle risorse che probabilmente già ci sono da qualche parte e che le piccole imprese però non hanno contezza, perché probabilmente non hanno una cultura della formazione finanziata. Gabriele, a te la palla. Grazie Andreas, grazie a tutti. Grazie per la palla pesante, che in realtà secondo me scopriremo come sia più leggera di quanto non si pensi, nel senso che parto da una domanda che ha fatto Andreas all'inizio, una delle domande su cui ci ha invitati a ragionare. La formazione è un benefit, questa cosa mi ha colpito perché in effetti tante volte probabilmente all'interno delle piccole e medie imprese non si mette molto l'accento su questo tema. La risposta è assolutamente sì, ed è un benefit oggi probabilmente anche economicamente più valido di benefit di altro tipo. È un investimento che tutte le PMI possono e devono fare. Ed è un investimento che può essere molto agevolato con un kit, con una piccola cassetta degli attrezzi, con alcune
informazioni che sono quelle che vorrei condividere con voi oggi rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti che in realtà non sono complessi, che hanno la caratteristica di essere accessibili a tutte le aziende, anche quelle di piccole e piccolissime dimensioni, e che possono davvero diventare una chiave per provare ad accendere il motore della formazione all'interno della propria realtà aziendale. Volevo mettere in chiaro alcune cose. Una era questa, perché Andreas mi ha anticipato nel ragionamento e quindi l'ho colta al balzo. Alcune cose sono miti da sfatare. Il fatto che la formazione sia un investimento che le piccole imprese non possono permettersi, beh, è assolutamente un tema falso. E oggi vedremo anche come possiamo risolvere questa cosa, che magari può spaventare, può preoccupare alcuni dei nostri interlocutori. Sicuramente i punti di forza della formazione sono quelli che anche Roberta ha sottolineato. Il tema della motivazione oggi è una leva che muove le montagne, è fondamentale in termini di produttività, in termini di capacità di fare squadra, in termini di risolvere i problemi, in termini ad esempio anche di inseguire in maniera proattiva e positiva tutti i cambiamenti che ci sono all'interno di qualsiasi organizzazione aziendale più o meno complessa, ma senza neanche pensare ad aziende che già conoscevano il cambiamento perché magari ne facevano una delle proprie leve di business, come possono essere molte imprese dell'ICT, ma in realtà qualsiasi realtà aziendale con 2 anni e mezzo come quelli che ci siamo lasciati alle spalle e probabilmente con i mesi ancora, diciamo, disruptive che ci aspettano, sicuramente una qualche forma di cambiamento al proprio interno l'ha attraversata, la sta attraversando o si dovrà attrezzare per attraversarla nei prossimi mesi. Gabriele, ti stoppo un attimo. Metti le slide in presentazione, se puoi. Dovrebbe, io le vedo, le vedo, le vedo in... giuste, eccola, ok, ce le hai? Sì, anche se è... allora queste sono gli inghippi o del doppio schermo o di Zoom, è successo anche a me l'altra volta, ti fa vedere la modalità relatore ovviamente ma va bene la stessa cosa, l'importante è che non stavi andando avanti con le slide. Ero ancora sulla seconda. Vai. Quindi il tema di provare a mettere in fila tutti questi elementi positivi della formazione in maniera gratuita. Allora, vediamo questa piccola cassetta degli attrezzi che noi sviluppiamo e con la quale possiamo accompagnare le aziende a sfruttare tutti questi elementi. Ad esempio, c'è un'opportunità fresca, nuova di questi giorni. È un'opportunità che si è aperta ieri con il Fondo Forte, che è il principale fondo interprofessionale di riferimento per le aziende dei servizi. Ci sono questi voucher, che sono opportunità di finanziare gratuitamente la formazione, il tema del empowerment o del reskilling all'interno del capitale umano delle proprie aziende, per aziende micro e piccole, quindi parliamo di aziende fino a 50 dipendenti, con fino a 4.500 euro di formazione gratuita per ogni azienda, che possono essere spesi attingendo a un catalogo. Su questo vi rimando al sito formaterziario.it, dove troverete un catalogo con oltre 60 corsi tra cui scegliere, all'interno del quale ci sono contenuti tecnici e professionali legati al mondo del digital e dell'IT, così come ci sono soft skills in ambito marketing, CRM, competenze linguistiche, ma anche ad esempio tutta la parte di formazione obbligatoria. Su questo spendo una parola in più, perché le riflessioni che faceva Roberta prima mi hanno acceso un'altra lampadina, ma anche il tema della formazione obbligatoria. Adesso vorrei parlare di questa cosa perché oggettivamente non è quella che ci stuzzica, diciamo, la fantasia o l'interesse, però in realtà quello che noi vediamo anche nelle aziende di piccole e medie dimensioni è come anche questo tipo di momento di formazione, che è, diciamo, dovuto, in realtà può essere davvero uno straordinario elemento di condivisione. Noi peraltro stiamo lavorando molto sul tema della formazione obbligatoria, sicurezza e quant'altro, ma anche privacy 2, 3, 1, altri tipi di obbligatorietà,
con delle formule didattiche innovative, che sono quelle che Roberta richiamava prima. Lavoriamo oggi molto di storytelling, di gamification e di tante altre modalità interattive e dinamiche, proprio per raggiungere un livello di coinvolgimento anche dei partecipanti, da un lato per cercare di, come dire, sfruttare al meglio anche il momento della formazione come momento di team building e di condivisione e di scambio di conoscenze, perché questo è un elemento secondo me fondamentale, e dall'altro per imparare anche in una maniera più proattiva. Quindi tutto questo per dire che in realtà anche su quella che era la formazione, diciamo come la immaginavamo una volta, oggi si sono fatti anche dal punto di vista delle metodologie molti passi avanti. Un'altra opportunità che vi presento è sempre finanziata dal Fondo Forte. Ecco, io ricordo una cosa per chi ha meno dimestichezza con i tecnicismi della formazione finanziata. Il Fondo Forte, così come tutti i fondi interprofessionali, è uno strumento che in realtà non ha nessun tipo di costo per l'azienda, perché l'azienda può decidere di far confluire una piccola percentuale sulla massa, diciamo, delle retribuzioni dei propri dipendenti al Fondo Forte, oppure di lasciarla in capo all'INPS, ma sono risorse che possono essere spese per la formazione, altrimenti vengono di fatto perse dall'azienda. Quindi qui è anche un richiamo, come dire, a conoscere queste cose, a conoscere questi strumenti per sapere che si possono utilizzare e che davvero non prevedono di stanziare o di allocare un budget dedicato, ma sono un'opportunità a costo zero per l'azienda. In realtà per tutte le aziende iscritte al Fondo Forte, oltre all'opportunità offerta dai voucher, noi possiamo sempre lavorare di progettazione customizzata, quindi lavorando per costruire dei progetti, dei percorsi formativi su tutti quelli che sono i temi, gli ambiti di interesse per l'azienda rispetto ai suoi obiettivi di business, rispetto alle sue strategie, ai suoi obiettivi di miglioramento. Sulle aziende un po' più strutturate, cioè quelle che hanno più di 50 dipendenti, noi possiamo andare a presentare addirittura dei piani totalmente personalizzati, monoaziendali, che possono arrivare fino a 100.000 euro di formazione finanziata gratuita per l'azienda. Addirittura sulle aziende più grosse noi ne seguiamo tante, cioè con quelle con più di 250 dipendenti andiamo a gestire dei conti, dei veri e propri conti individuali pluriennali, dove di fatto ogni anno poi insieme all'azienda decidiamo quali sono i contenuti della formazione. Questo per dire che tutte le aziende, da uno a, noi seguiamo aziende anche multilocalizzate che hanno migliaia di dipendenti, possono davvero sfruttare questo tipo di strumento. Oltre al tema della gratuità, che è interessante, ma poi c'è il tema della totale personalizzazione dei contenuti, che è secondo me anche un'altra leva davvero stimolante su cui riflettere. Questo riguarda più le aziende, diciamo, che gravitano a livello lavorativo sull'area metropolitana milanese, però è un'altra opportunità davvero molto interessante. Tutte le aziende di Milano e provincia, ma anche della provincia di Monza, che sono molte anche nel settore IT e anche tra i soci di Assintel, che applicano ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario, che spesso è, diciamo, quello scelto da molte aziende anche di questo settore, forse non sanno che, e questo è l'altro titolo della rubrica, potremmo dirlo, possono accedere ad ulteriori ore di formazione completamente gratuita tramite EBITER. EBITER è un ente bilaterale costituito da Confcommercio e dai sindacati sulla provincia di Milano per le aziende che applicano questo contratto collettivo ai propri dipendenti. Forma terziario ha in dotazione da parte di EBITER un pacchetto di risorse importanti ogni anno che devono essere spese per formare i dipendenti di queste aziende. Qui noi lavoriamo anche in questo caso con aziende di tutte le dimensioni, micro, piccole, medie e grandi, su proposte e progetti formativi che sono completamente personalizzati dalla A alla Z. Noi, il catalogo è un concetto ormai abbastanza trascurabile, nel senso che noi davvero lavoriamo sempre di progettazione fatta a quattro mani insieme alle aziende, e anche in questo caso noi possiamo garantire a tutte le aziende che hanno questa caratteristica, cioè la sede legale operativa nelle province di Milano e Monza e il contratto collettivo del terziario applicato ai propri dipendenti, può essere anche un solo dipendente, di poter fare formazione gratuita anche con questo strumento. Quindi un'ulteriore cosa che magari non si sa, non si conosce,
però che può essere sfruttato da queste aziende. Gabriele, alzo una mano facendo finta di essere un socio Assintel di Roma, di Perugia o di Palermo, ok? Per dire questo, che noi stiamo raccontando ovviamente la realtà milanese perché Gabriele, il nostro ospite, sta qui a Milano, ma poi ci sono realtà simili in tutte le regioni attraverso le quali la Confcommercio della regione o della città ha creato con i sindacati proprio delle progettualità di questo tipo. Quindi il concetto è questo: alzate la mano, non adesso, ma scrivendo poi in Assintel, se siete di altre regioni, per capire che cosa c'è di aperto laddove avete la vostra azienda. Mi taccio. No, Andrea, hai fatto benissimo a ricordare questa cosa. Nell'80 e più per cento delle province italiane c'è un meccanismo analogo a questo, per cui Confcommercio è, tramite Assintel, chiaramente in questo caso, l'interlocutore giusto a cui chiedere questa cosa, anche per i soci o non soci o gli amici che comunque ci seguono anche da altri territori che fossero interessati, sicuramente è uno strumento accessibile anche in altri territori, per cui è bene saperlo, perché comunque sono risorse aggiuntive che possono essere sfruttate. Un tema, una parola in aggiunta vorrei spendere sul tema del management, perché anche qui c'è, uno strumento, un canale di finanziamento dedicato. Se siete aziende magari più strutturate, un po' più strutturate, che hanno anche dei dirigenti, potete utilizzare uno strumento aggiuntivo che è quello di Fondir. Fondir è il fondo paritetico interprofessionale dei dirigenti del mondo dei servizi. In questo caso, dal punto di vista anche di quante risorse si possono andare a utilizzare, la cosa è davvero molto interessante. Le aziende possono avere a disposizione 5.000 euro all'anno di formazione gratuita per ciascun dirigente da formare, che diventano 7.000 nel momento in cui i contenuti della formazione vertono prevalentemente sul tema delle competenze digitali, come potrebbe essere il caso vostro. Addirittura per aziende più grandi che hanno più dirigenti si può arrivare fino ad un massimo di 100.000 euro di finanziamento per ogni azienda. Anche in questo caso i contenuti sui quali spendere, tra virgolette, questa provvista importante, che di fatto è un budget che altri ci mettono a disposizione per noi, possono davvero riguardare qualsiasi tipo di ambito formativo, dal tema delle competenze digitali, come dicevo prima, l'ambito delle soft skills, il mondo IT in senso stretto, le competenze linguistiche e quant'altro. Una cosa interessante anche in questo caso è sulle modalità didattiche, nel senso che scordiamoci non necessariamente il tema dell'aula, diciamo, tradizionale, nel senso che oggi tutti questi canali di formazione, anche Fondir, lavorano molto su progettazione customizzata che può essere rivolta al tema della formazione di gruppo. In questo caso sui dirigenti possiamo parlare anche di formazione individualizzata. Possiamo progettare formazione esperienziale, team building, esperienza outdoor, momenti di coaching, e questo lo possiamo fare sempre per tutti, non solo sul tema dei dirigenti. Quindi davvero la sfida, tra virgolette, che mi sento di lanciare alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento è davvero quella di non lasciare limiti alla creatività e alla fantasia, alla capacità di spaziare anche in termini di idee. Condividiamole, parliamone insieme, perché gli strumenti da sfruttare sono veramente molti. Grazie. Grazie a te, Gabriele. Togli pure le slide perché ho due domande per te, non mie, ma dal pubblico. Allora, parto da quella più imprenditoriale, di Paolo Montali. Allora, Paolo fa una domanda di triangolazione, cioè lui già sta pensando con la mentalità dell'imprenditore. Cioè, com'è possibile entrare in contatto con Ebiter per valutare come inserire nei loro programmi servizi e soluzioni di formazione pacchettizzata che la sua azienda può offrire alle aziende clienti? Allora, ribalto la domanda e invito Paolo a venire da me o a sentirci, poi Andreas ci può mettere in contatto, perché noi abbiamo... noi siamo i licenziatari, tra virgolette, della formazione finanziata da Ebiter. Noi ogni anno con Ebiter facciamo quasi
8.000 ore di formazione, quindi anche dei volumi importanti. La soluzione che Paolo propone può essere sfruttata da noi e proposta da noi alle aziende e nostri clienti che usano il finanziamento di EBITDA, per cui volentieri magari può essere una cosa interessante da proporre alle aziende che già sono nostri clienti con EBITDA, quindi secondo me se ne parliamo insieme possiamo inventarci qualcosa, volentieri. Esatto, quindi il concetto è parliamone insieme, cioè se abbiamo delle idee o delle richieste, l'associazione sì. È il luogo giusto. Quindi prima domanda smarcata in un qualche modo, la risposta è sì, è possibile, ma parliamone. Seconda domanda di Silvia Falanga invece, è più tecnica questa. Il fondo forte non è mica in relazione al proprio codice Ateco? Allora, no, diciamo che il fondo forte può essere scelto da qualsiasi tipo di azienda, cioè aziende di qualsiasi settore, dal commercio al turismo, ai servizi, al terziario avanzato, anche alla manifattura. A seconda poi del codice Ateco, magari potresti avere nell'ambito del fondo forte la possibilità di accedere ad alcuni tipi di finanziamento piuttosto che ad altri. Dico una cosa sulla prima cosa che avevo detto, cioè questa novità dei voucher che sulle aziende piccoline è davvero molto interessante. Quella, ad esempio, è totalmente trasversale. Cioè a quel catalogo formativo possono accedere aziende che abbiano qualsiasi codice Ateco purché siano iscritte al fondo forte. Anche per gli artigiani, assolutamente sì. Grazie Gabriele. Allora io direi che se ci sono altre domande scrivetele, che poi se c'è tempo alla fine rispondiamo, ma la parola adesso la vorrei passare a Silvia, perché è proprio la nostra figura così di ispirazione, è un'imprenditrice sui generis e vogliamo ascoltare da lei alcuni input che ci possono essere utili. Vai. Esatto, Silvia. Grazie. Allora condivido anch'io la mia presentazione creata ad hoc e vediamo se si vede correttamente. Sì. Perfetto. Allora, qui non è colpa mia, è colpa di Andreas, che mi ha definito un'organizzazione alla rovescia. In realtà io mi sono sottodefinita quando il payoff diventa realtà. Perché la piccola startup che io gestisco, che farà il passaggio a PMI innovativa, perché ormai per età, per fatturati e per requisiti ci siamo, ha come payoff il Changing Perspectives. Noi infatti ci chiamiamo Skywalker perché in una galassia vicina vicina abbiamo deciso che cambiare il punto di vista è possibile e abbiamo deciso che questa cosa ci fa molto la differenza. Skywalker nasce da una serie di errori che in alcuni casi sono anche costati abbastanza cari e che però ci hanno permesso di mettere a fuoco alcune cose, ossia il fatto che per poter svolgere una professione la capacità organizzativa è molto importante e soprattutto l'autogestione è molto importante. Il fatto che ci sono alcune cose che apparentemente sembrano non essere interessanti, come la certificazione di qualità, che invece sono, se non visti come bollini, ma visti come effettive attrattività, processi e tracciabilità di meccanismi veramente interessanti. L'incontro con l'Università delle persone di Enzo Spaltro, che ha dimostrato come anche al di fuori del sistema pubblico e nel privato le scommesse e gli esperimenti fuori dagli schemi e fuori dalla norma sono possibili. Il design thinking come modo di pensare completamente disruptive, a volte anche troppo fuori dalla sostenibilità economica. La scivolata in chilometro rosso, dove uno, almeno noi pensavamo di entrare in una logica di brand, ma in realtà il brand era principalmente degli altri, così come lo schema, e quindi con una serie di difficoltà, ma soprattutto quello che poi adesso ci definisce come community, ossia la capacità non soltanto di pensare la formazione come progettazione di un apprendimento, ma partire dal fatto che forse i primi che si devono formare siamo proprio noi. E quindi l'autoformazione come capacità di rivedersi in modo obiettivo secondo un modello di osservazione che si sta declinando addirittura in un'app.
per arrivare non soltanto alla definizione del KPI della persona che impara, ma di omologare il KPI della persona a quello che è l'obiettivo che l'azienda deve raggiungere. Da questo punto di vista, io arrivo, sono un umanista, probabilmente si vede o si sente, non lo so, io parto sempre molto dal linguaggio e dalla soft skill, perché il tecnicismo più o meno lo crei, lo insegni, magari hai bisogno di tempo, ma la soft skill è una cosa che va molto coltivata, così come la linguistica. E quindi il primo step è stato mettere a punto il linguaggio condiviso all'interno dell'azienda. Quindi lo studio non è solo scuola, università o pezzo di carta, ma è tutto ciò che mette a valore la persona. Ugualmente l'errore non è il giudizio sulla persona, ma è l'emergenza, cioè la cosa che fa emergere il fatto che qualcosa non ha funzionato. Ugualmente il feedback non è uno sfogo, ma è una necessità di porre all'attenzione di tutti un'area di miglioramento. Il passaggio poi più importante è stato dall'organigramma al funzionigramma, perché è stata quella cosa che mi ha permesso e ci ha permesso di capire che la delega non è perdita di controllo, ma anzi aumento di tempo da dedicare alla riflessione e alla strategia. Ma soprattutto l'outsourcing non è manovalanza, soprattutto se qualificata. Ne diciamo sempre che siamo una società anomala perché non siamo per niente inclusivi, forse siamo anche un po' sessisti e anche un po' razzisti, nel senso buono del termine, non lo so, però quando sentiamo tutta una serie di polemiche per il maschio e la femmina e il labile e il meno abile e questo e quell'altro, la nostra risposta corale, dico mia ma è nostra, di fatto è competence, sostantivo neutro. Punto. Che poi questa cosa si declini in 3 ore perché i figli, 4 ore perché la mamma in difficoltà o 10 ore perché non ho niente da fare. Competence, sostantivo neutro. E quindi ci siamo chiesti, in un contesto dove dalla fear of missing out, la gioventù sta passando alla joy of missing out, se abbiamo davvero proprio bisogno di tutto, perché forse il problema non è il mindset, ma il come ci configuriamo ed è l'approccio rispetto al nostro mindset. E quindi, nella logica che la formazione non è solo corsi ma è anche altro, noi abbiamo realizzato il nostro modello di azienda dove abbiamo tutti una partita IVA. Nel senso che ad oggi, pur versando anche noi un INPS impegnativo, ad esempio, non abbiamo un fondo interprofessionale che ci tutela, ma Skywalker ha creato un modello tale per cui parte degli utili vengono comunque destinati in una quota minima alla formazione di tutti. Formazione che avviene in 2 modi. Uno, analisi del fabbisogno formativo, stiamo iniziando a partecipare ad una serie di attività soprattutto con l'estero e quindi quest'anno per i primi 4 mesi dell'anno l'azienda ha offerto a tutta la community l'opportunità di partecipare gratuitamente a dei corsi di inglese per tenere fresca l'abilità linguistica e ha offerto invece l'opportunità di fare un corso dedicato su HubSpot per gestire un pochino meglio tutte quelle che sono le attività legate all'attività commerciale al CRM. Ma abbiamo anche creato delle induction e quindi 1-2 volte mese ciascun componente della community propone agli altri una delle cose in cui è più bravo e in 1 oretta la spiega e la mette all'attenzione di tutto. Questa cosa che noi chiamiamo autoformazione perché di fatto ci permette di metterci sia nel doppio ruolo di chi riceve e di chi insegna e di darci una mano anche per formarci laddove poi queste competenze possono uscire all'esterno, crea una capacità di condivisione empatica molto importante che fa sì che dall'1 a 1 si passi all'1 a tanti e poi si trasformi dal molti a molti. Perché? Perché comunque per quanto lo staff sia limitato in questo momento ad un core di 12 persone che poi diventano 30 con tutta una serie di consulenti in più, dobbiamo essere tutti almeno allineati nel modo in cui ci proponiamo, soprattutto se siamo all'interno del cappello di Skywalker.
E importante, non possiamo avere solo una persona in grado di fare un'attività, ma dobbiamo essere almeno in due. Diversamente, se aumentano le richieste, rischiamo di andare in tilt rispetto ai clienti. Ma una cosa fondamentale a cui tengo molto, a tutti coloro che vogliono avere accesso a questo tipo di attività, primo step, ti leggi il codice etico sul sito e poi capiamo se rispetto a vision e mission siamo tutti allineati, perché su alcune cose siamo un po' militari e non intendiamo transigere. Quindi, come community alternativa, come azienda dipendenti zero, completamente in outsourcing e come modello completamente disruptive, anche rispetto a tutto quello che ci siamo detti adesso, non abbiamo la pretesa di decidere che questo modello può funzionare per tutti, non neanche noi siamo per tutti, ma siamo per chi si sente di appartenere ad un certo tipo di sfida. E in questa sfida chiaramente la nostra community non poteva che chiamarsi May the Force, cioè sia che la forza sia con noi, tra virgolette. I nostri incontri sono digital, physical o come capita, nel senso che siamo posizionati fra Trieste e Catania e quindi di sicuro tutte quelle che sono le riunioni e le attività sono strutturate e procedurizzate all'interno di Teams di Microsoft. Quest'anno stanno sperimentando queste, avevamo sperimentato anche Google Drive, ma per N motivi ci è piaciuto meno. Abbiamo delle best practice assolutamente dichiarate, una netiquette di buona educazione, perché magari non tutti siamo capaci di fare il complimento, di dare il feedback nella maniera corretta, però dobbiamo anche un po' sgrossarci da questo punto di vista e quindi agevoliamo molto i processi comunicativi con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Non siamo tutti uguali e non vogliamo esserlo, perché vogliamo trarre invece forza dalla nostra diversità. E soprattutto non siamo vincolanti. Io dico sempre che la porta è sempre aperta, devi solo avere il coraggio di varcarla sia in entrata che in uscita. Il Medeforce si autodefinisce come gruppo liquido all'interno del quale ci sono diversi gruppi di lavoro che sviluppano in questo momento due progetti che sono partiti da un copyright, uno è già arrivato ad un manuale, l'altro invece è ancora un progetto che sta decollando in questo momento, ma abbiamo delle ottime risposte dalle aziende legate alla creazione di pivot digitale, cioè diffusione di mentalità per avere in azienda dei punti di riferimento importanti, sia per la creazione di academy, sia per la creazione di mentalità digitale corretta per il periodo che stiamo vivendo. Tutti noi, e quindi la nostra relazione, è il collante del gruppo medesimo, perché le relazioni significative vengono prima dei nostri personalismi e quindi nessuno si tirerà indietro dal suggerire che un progetto è nato ed è cresciuto grazie a qualcuno, in particolare perché comunque la tutela intellettuale per noi è fondamentale, ma siamo anche i detentori dell'hashtag Vaffanguru, perché per noi ciò che conta non è la persona che ti racconta, ma è il modo in cui tutti quegli altri riescono a recepire il messaggio, ma soprattutto lo mettono a terra in un tempo che dia risultati, sia per la persona che per l'azienda. E di nuovo, nel fear of missing out, abbiamo persone che iperlavorano anche nel weekend e che però rispettano il weekend di tutti, posticipando ad esempio l'invio delle email o dei messaggi all'udire al martedì, perché c'è anche chi vuole invece, nella gioia del missing out, non avere disturbi nel weekend. Basta trovare un punto di equilibrio e si trova anche quello che è il core in particolare della nostra attività. In realtà quello che sta accadendo, visto che la community inizia a lanciarsi un pochino anche su LinkedIn e chi fa parte di questo team inizia più a non aver paura un po' a dichiararsi, siamo molto pratici e ci piace molto pensarci come dei vasetti di miele. Un vasetto a cui non tutti possono ambire, ma di sicuro le mani qualcuno ce le può mettere dentro e poi capiremo che cosa succede. E da questo punto di vista non temiamo i talenti che se ne vanno,
In realtà abbiamo già avuto, come dire, delle fuoriuscite importanti, ma importanti perché hanno riconosciuto che la crescita e che, diciamo, quello che è stato ottenuto grazie al fatto di aver frequentato per un anno una community che ha dato molto e ai quali, in qualche modo, le persone si sentono comunque in dovere di dover dare. E, poi lo so che sembra il fantastico mondo di Amélie, ma in realtà questo è semplicemente il mondo di Skywalker. Se ci sono domande, sono a disposizione. Ah, Silvia, ne ho io alcune domande o sottolineature, no? La prima è questa, che hai posto molto l'accento sulla community e quindi sì, sul concetto di relazione. Che attenzione, al di là di tutto, quindi al di là dei soldi, al di là della carriera e via dicendo, è quell'elemento che è stato studiato anche a livello psicologico essere ciò che dà la felicità. Cioè, esatto, il fatto probabilmente di avere... sì. Esatto. Probabilmente il senso di appartenenza che non è dettato dall'essere fisicamente presente, ma dal fatto di sentirsi coinvolto a prescindere dal dove sei e dal quello che stai facendo. Perché non dimentichiamo che l'azienda ha i suoi KPIs, ma questi sono tanto più interessanti quanto più sposano anche quelle che sono le ambizioni delle singole persone. Poi è chiaro che non potremo mai sempre essere allineatissimi. Se però si dà l'opportunità di un'apertura rispetto al fatto che di tutte le funzioni che tu puoi avere, quelle che ti piacciono meno a tendere potranno essere delegate su qualcun altro, che magari hai tu l'opportunità di scegliere, da questo punto di vista, perché no? Esatto. Gli altri due punti che secondo noi possiamo portarci a casa sono l'innamoramento, cioè, mi spiego, l'ideale sarebbe il fatto che noi riusciamo ad attrarre, come il miele, in questo caso con gli orsi però, riusciamo ad attrarre proprio quelle persone che sappiamo che si innamoreranno di noi e viceversa. Qui mi rifaccio ad una domanda complessa che ci faceva qualcuno all'interno della chat, in cui è ovvio che non possiamo competere come piccole imprese ICT solo con la formazione rispetto ai grandi brand, ma è proprio un terreno di gioco diverso. Il nostro certo terreno di gioco deve essere quello di crearci un'identità interna talmente caratterizzata da riuscire ad attrarre proprio quei talenti che si innamoreranno di noi. Io, per esempio, ho giocato molto sul nome, sulla mia passione per la fantasy, però Skywalker è scritto staccato, così non posso dirmi nulla, tengo a precisare. Però diciamo che lo storytelling, anche un po' per prendermi in giro, perché secondo me quando poi c'è questa leggerezza che non è superficialità, ma è semplicemente una volontà di far trasparire il fatto che comunque il lavoro quello è, punto. Però proprio perché è quello, se riusciamo a farlo un po' come ci pare, un po' dove ci pare, consci del fatto che dobbiamo rispettare delle scadenze ed essere corretti nei confronti dei colleghi, il problema certo, è questo. Certo. Ok, poi qui si aprirebbero migliaia di temi, ma li lasciamo per qualche altro webinar futuro. Io vi ringrazio perché siete stati frizzanti e molto densi e sollecito il nostro pubblico a scriverci nella chat, scriverci via mail le domande, perché potremmo approfondire anche da remoto, no? Via mail o via social. Assolutamente. Esatto. Faccio, se posso, un commento finale, Andreas. Parlato per prima e poi ascoltato Gabriele e Silvia, mi sembra di aver ritrovato questo fil rouge della responsabilizzazione delle persone a imparare, cioè della formazione non solo come qualcosa che le aziende devono fornire, ma di qualcosa che si fa insieme, in un nuovo patto in cui si lavora e si impara insieme, tutti sono impegnati. La formazione non viene servita come al ristorante, siamo al ristorante, si anche fa perché anche con l'impegno comunque delle singole persone. Esatto. Un piccolo commento che volevo aggiungere all'intervento di Gabriele rispetto ai finanziamenti, che sicuramente c'è un mondo di finanziamenti disponibile, e volevo chiosare, perché forse avevo dimenticato di dirlo, anche i master del Politecnico di Milano hanno dei finanziamenti, in questo momento ci sono dei finanziamenti di Regione Lombardia molto interessanti e si può frequentare un master gratuitamente, che è una enorme opportunità, quindi anche lì, se siete interessati, sicuramente scriveteci che vi favoriamo su questo. Noi invece paghiamo sempre tutto, ma non è un tema, siamo abituati.
Ok, allora grazie a tutti. L'appuntamento è a luglio, dove ci sarà il terzo webinar. Sarà questa volta sulla selezione, sui test, i questionari, insomma, nella fase in cui abbiamo attratto i talenti, però dobbiamo selezionarli. E poi rilanceremo la palla dopo le vacanze. Grazie ancora a tutti. Alla prossima. Presto, grazie. Grazie, a presto. Arrivederci, grazie. Arrivederci.